Il Liceo Respighi di via Genova e il Watergate Center di Washington sono la prima e l'ultima opera dell'architetto romano Luigi Moretti. La scuola piacentina ha vinto un concorso europeo che assegnava un finanziamento e lo destinerà all'allestimento di una mostra in programma il 12 ottobre alla Galleria Biffi per far conoscere alla cittadinanza le opere di quello che oggi sarebbe considerato un archistar. Abbiamo pensato di riportare in vita alcune opere che lui ha progettato e non ha realizzato, oppure che non ci sono più. Per esempio, faremo rivivere attraverso la tecnologia cinema 4D e la realtà virtuale un fantastico teatro ovale che lui ha progettato e che chi verrà in mostra alla Biffi potrà fruire attraverso il visore stereoscopico. E poi abbiamo pensato di dar vita a un sacrario che sarà realizzato con un trompe l'oeil virtuale e poi avremo anche un video morphing che trasformerà gli elementi circolari del teatro negli elementi circolari del Watergate Center, che è una delle ultime opere di Moretti, e questo ci aprirebbe la strada per esportare la mostra a Washington, perché abbiamo già preso contatti con la Farnesina e quindi stiamo appunto valutando anche questa possibilità. Il Liceo Respighi è un monumento che è stato riutilizzato e questo lo rende ancora più monumentale, perché è utile, nell'architettura è così. Parlavamo del teatro, appunto questa forma ovale che si ripete poi nell'ultimo suo progetto, che è il Watergate Center. Però ci sono anche altre cose bellissime che appunto mostreremo alla Biffi e che sono importanti, che fanno vedere già il suo stile all'esordio.